tante le iniziative collaterali in questa giornata, direi di partire dalla mostra Comunque Andare. Di che cosa si tratta, Ilaria? Si tratta di una mostra creata e nata per sensibilizzare la cittadinanza a un tema molto delicato e sempre più in crescita come proprio problema anche familiare, che è quello della demenza, quello dell'Alzheimer. Oggi si festeggia, infatti si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer, e con questa mostra abbiamo voluto aiutare i familiari nel conoscere un pochino meglio che cosa succede sia durante la diagnosi, quando ancora quindi le cose non sono così chiare, e sia che cosa succede dopo la diagnosi. Quindi che cosa avviene a livello proprio di cambiamenti fisici e cognitivi nella persona, ma anche cosa cambia a livello familiare. Quindi ci sono degli spunti che raccontiamo in cui il familiare può poi riportare anche nelle proprie case, insomma, nel domicilio. Comunque Andare resterà aperta fino al 12 di ottobre. E poi quali altre attività ci saranno? Perché so che ce n'è una focalizzata proprio sulle parole chiave che ruotano attorno alla demenza e alle difficoltà che essa comporta. Una importante attività che viene, diciamo, iniziata oggi proprio come lancio, sarà poi prenotabile nel mercoledì e nel giovedì, mercoledì pomeriggio e giovedì mattina fino al 12 di ottobre, è l'esperienza con un visore, quindi con la possibilità di essere proprio immersi in un video a 360 gradi che racconta proprio che cosa vuol dire, che cosa succede in una famiglia quando all'improvviso arriva la diagnosi di Alzheimer, la diagnosi di demenza. E è un video che è stato ideato dalla cooperativa Labirinto e dal centro diurno Margherita in collaborazione con l'associazione Brown, con dei ragazzi che hanno, diciamo, donato tutta questa strumentazione e ci hanno aiutato a realizzare questo video, e sono qui oggi proprio per darci comunque supporto tecnico.